Ciao a tutti gli appassionati e appassionate di biliardo. Oggi in questo video vi voglio parlare della difesa da sponda a sponda, ok? Voglio farvi vedere qualche esempio, qualche breve dimostrazione per migliorare questo aspetto di strategia, ok? Intanto voglio salutare e ringraziare tutti gli ultimi iscritti. Grazie ragazzi, ciao raga. Se avete delle domande o dei commenti o delle curiosità, contattatemi pure, che io, se so, vi rispondo ben volentieri. Ok, grazie comunque dei commenti che mi avete fatto e dei video. Ogni tanto arriva qualche richiesta di video, non riesco sempre a rispondere, a farli in velocità subito, perché li ho già programmati, però magari nel giro di qualche settimana, quel mese o due, riesco a fare senz'altro il video che mi avete chiesto. Ok, iniziamo l'allenamento. Ecco qua. Ok, ecco qua, un bel esempio di difesa questo, biglia attaccata, la nostra biglia attaccata alla biglia qua 9 e l'altra biglia vicino alla sponda corta. Riproviamolo, questo tiro qua c'è un sistema per tirarlo, non è proprio, bisogna colpire la biglia battente in maniera che si fermi il rotolamento, ok? Guardate. Cioè colpire con un colpo, ok? Non deve essere una bella, vedete, biglia attaccata a sponda e di nuovo difesa, copertura. Guardate bene, la stecca non deve penetrare. Avete visto il movimento della biglia bianca che ha smesso di rotolare? È partita con un leggero retro e poi si è fermata, ok? Bisogna provarlo parecchie volte questo tiro per prendere una buona confidenza, perché è fondamentale. Guardate di nuovo. Ok, cerco di fermarlo. La biglia comunque, male che vada, si attacca a sponde, diventa sempre un tiro difficile da eseguire. Guardate di nuovo. Ok, e lei si ferma di nuovo. Perché deve avere la forza per arrivare fino qua. Dunque, questo tiro non deve partire proprio piano, come uno si pensa. Deve partire con forza, però bisogna fare anche fermare questa biglia bianca là. Ok, ecco qua. Questo tiro qua deve partire comunque con una buona forza, perché la biglia deve arrivare fino qua e attaccarsi a sponda, ok? Poi si può fare la stessa opzione dalla parte opposta, cioè provare il tiro anche sulle sponde corte per prendere le misure da questa parte qua, ok? E biglia attaccata a sponda e copertura. Dopo che abbiamo fatto questi esercizi qua, cerchiamo anche di rispondere alle coperture che ci facciamo, ok? Tipo, io metto le mie due biglie qua, ok, ecco qua, perfetto, la copertura ce l'ho. Dopo che mi faccio i tiri, devo anche rispondere alla mia copertura che mi faccio, ok? Ok, e vado avanti con degli allenamenti così. Praticamente faccio una difesa e rispondo alla mia difesa, una difesa e rispondo alla mia difesa, ok? Vedete, il tiro parte abbastanza forte, ok? E poi cerco di fare la difesa e rispondere alla mia difesa. Ok, niente, per oggi il video è finito, ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao raga, buon biliardo!